Grazie che siete intervenuti. E quindi era l'occasione un attimo per presentare, quindi ringrazio Rosario Padovano, Franco Romanin e anche te che siete venuti qui, anche il nostro comandante che è presente stamattina. Diciamo che volevamo stamattina presentare questa programmazione che è stata fatta sulla base appunto delle indicazioni date, dall'approvazione date dal Consiglio Comunale, che in qualche modo rafforzano e garantiscono una possibilità in più per le famiglie, sempre maggiormente in difficoltà, quindi dare la possibilità di pensare un po' meglio e per cercare di favorire, a nostro avviso, con i nostri limiti anche economici, ma cercare di dare una spinta a sostegno verso la natalità. E su questo, ho detto, è l'occasione giusta, visto che anche tra l'altro una condivisione di tutto l'intero Consiglio Comunale, di dare una presentazione anche pubblica attraverso questa conferenza stampa. E con me c'è l'assessore Colusso, che in qualche modo segue tutta la parte sociale e quindi in qualche modo ha dato un forte contributo insieme alla consigliere delegata per quanto riguarda la parte della pubblica istruzione, la Silvia Bottacin, che hanno garantito il percorso di questo punto all'interno del Consiglio Comunale e oggi siamo già nella fase del bando e pertanto è anche il modo per pubblicizzare alla cittadinanza, a chi ne avesse diritto e interesse, di promuovere questo tipo di iniziativa e farsi sentire su questo tipo di iniziativa. Io non aggiungerei altro in questa fase se non lasciarti la parola a te, Selena, in primis, e dopo Silvia, se tu intendi integrare il tutto. Sì, allora, come scritto nel comunicato, il progetto nasce già dall'inizio della nostra, quindi 3 anni fa, di quando ci siamo insediati. Abbiamo subito creato un gruppo di lavoro all'interno della maggioranza per cercare un po' di arginare questo problema della natalità, che purtroppo non è solo di San Michele, sentiamo oltre che a livello nazionale, anche a livello internazionale. Quindi nel nostro piccolo, come diceva il sindaco, con gli stanziamenti economici che riusciamo a poter fare, abbiamo pensato inizialmente erano 4 linee di intervento, in cui adesso con questi bandi cominciamo a farne partire due. Il progetto totale comprende altri due, in cui abbiamo pensato a un sostegno all'abitare e a tutti i minori. Questo ovviamente l'assestamento di bilancio sarebbe molto importante, e al momento ci stiamo pensando come poterlo far attivare nei prossimi anni. Per intanto, nei prossimi giorni uscirà proprio il bando, le delibere intanto sono passate. Quindi sul sostegno ai nuovi nati per l'anno 2024, quindi il primo anno in cui partiamo, o minori adottati residenti nel comune di San Michele al Tagliamento. Il progetto è già triennale, sia questo che quello per le scuole, come dirà dopo la Silvia. E appena uscirà il bando, la presentazione della richiesta potrà essere fatta entro il 31 gennaio 2025 per il fatto dei nati, giustamente perché qualcuno potrebbe anche nascere il 31 dicembre, quindi bisogna dare il tempo a tutti di venire a registrare il piccolo in comune, in cui poi verranno, dagli anni prossimi sarà più semplice perché quando qualcuno viene a registrare il nuovo nato verrà subito dato il modulo per fare questa richiesta. Questi dati in quest'anno cercheremo comunque in tutti i modi di recuperarli, visto che di solito siamo su una cinquantina di nascite l'anno all'interno del nostro comune. Speriamo che questo dato non continui a calare, ma anzi speriamo anche che continui a crescere. Della parte dell'istruzione lascerei la parola a Silvia, perché il lavoro è veramente stato di gruppo e quindi la condivisione è stata con tutta la maggioranza. C'era un gruppo più operativo, però appunto, il progetto finale è stato condiviso con tutti. Nell'ambito di questo progetto abbiamo deciso di far partire queste borse di studio che non vogliono essere solo un sostegno economico, vogliono essere un premio per l'impegno degli studenti residenti nel nostro comune, perché la valutazione d'esame solitamente è frutto di tutto il percorso scolastico, quindi era giusto premiare l'impegno. È previsto una borsa di studio di un importo massimo di 200 euro per gli studenti che concludono il ciclo della scuola secondaria di primo grado
con una valutazione di 10 o 10 con lode, una borsa di studio di 300 euro per gli studenti che concludono il ciclo di scuola secondaria di secondo grado con votazione 100 o 100 con lode, e una borsa di studio di 500 euro per gli studenti che concludono l'università o il master con la votazione finale di 110 o 110 con lode. Anche questo bando verrà aperto per i prossimi 3 anni, la scadenza è fissata ogni anno al 31 dicembre, perché così riusciamo ad includere anche le ultime sessioni di laurea dell'anno solare. E poi sempre nell'ambito scolastico, per quest'anno abbiamo deciso di sperimentare la gratuità del servizio di trasporto per gli alunni che frequentano l'istituto comprensivo Tito Livio. Lo sperimentiamo perché poi a conclusione dell'anno scolastico valuteremo se economicamente questa scelta è sostenibile. È stata fatta nell'ottica della progressiva chiusura dei plessi scolastici, nel senso che ci sono pochi alunni e quindi progressivamente mancheranno in alcune frazioni le classi prime di scuola elementare. Ci sembrava corretto, insomma, per questi studenti offrire gratuitamente il servizio di trasporto e estenderlo in questo modo anche agli altri. Prego. No, a me non risulta che in altri comuni. No, è a pagamento. Di mancato introito o per il servizio intero? No, il servizio di trasporto si attesta circa sui 120-130 mila euro l'anno. Abbiamo votato la variazione di bilancio qualche mese fa, l'ultima invece è stata fatta proprio nell'ultimo consiglio, in cui la variazione comprendeva anche tante altre cose, quindi... Quando abbiamo parlato, sì, abbiamo parlato loro ci avevano chiesto proprio, era stata anche un'interrogazione che poi non era stata presentata, di un progetto che inizialmente loro avevano fatto una proposta in campagna elettorale, ovviamente poi noi abbiamo colto il nostro modo di vedere quel bonus, ecco. No, noi offriamo il servizio di trasporto solo per i residenti. È gratuito, sì. Beh, allora. Allora, ringraziamo per l'attenzione e anche per la presenza vostra, sia di Rosario, dell'associazione che tu rappresenti e anche di Franco Romanin, che è oltre che del nostro comandante qui di stazione. Ringrazio tutti e buona giornata.